Ciao a tutti quanti, sono un'altra volta qui davanti a voi, questa volta per, tra virgolette, recensire la mia esperienza sempre con la Discali, ma in versione mobile. Allora, spiego, anzi, ne sono venuto a conoscenza tramite una persona a me cara, dell'offerta che c'era credo questo inizio settembre, fine estate, inizio settembre, e c'era questa offerta che prevedeva al costo di 16 euro, ascolta bene, al costo di 16 euro mi veniva offerta la possibilità di avere 5 giga, 5, no 2, no 1, ma 5 giga, e visto che credo che non sono l'unico che ultimamente punta più sulla navigazione che sulle chiamate. Io viaggio tramite WhatsApp e cose varie, quindi per me l'essenziale è avere abbastanza giga, anche perché poi capita che magari, non so se questo l'avete provato sulla vostra pelle, che quando viene pubblicato un video su Facebook, un amico vostro pubblica un video, anche se non lo vedete, avete l'autoplay, e quindi se siete sotto rete OMTS, comunque sia, l'animazione consuma pochino. E allora io ho passato un'esperienza di massimo di 2 giga, 400 minuti, 400 SMS, che SMS ormai secondo me sono diventati quasi inutilizzati. Io li uso proprio pochissime volte e mi ritrovo quasi alla metà del mese che avevo finito i giga per la navigazione. Quindi mi viene detto che c'erano 5 giga di navigazione, 500 minuti di traffico telefonico, 500 SMS al costo di 16 euro. Ho detto va bene. E non ho avuto dubbi quando mi è stata proposta la Discali, perché conoscendola, già avendo avuto esperienza con la loro azienda come operatore telefonico a casa, non ho mai avuto nessun tipo di problema, mai. E se ho avuto qualche volta qualche lentezza con la DSL, parlo di 2 anni fa, 3 anni fa, quando era la più stabile che io avessi mai provato, chiamavo, gentilmente rispondevano e gentilmente mi aiutavano, non mi cominciavano a tirar fuori storie, storielle, eccetera, eccetera. E quindi ho detto sì, subito, subito, nel senso prendiamo questa scheda, perché comunque sia il prezzo sia l'offerta è molto più vantaggiosa dei grandi nomi, grandi per modo di dire, perché anche la Discali lo è, però dei nomi più blasonati, quelli più sponsorizzati a livello televisivo radiofonico, senza esitare l'ho attivata. E devo dire che fino adesso io, che comunque sia ne faccio un uso costante e continuativo, cioè addirittura pubblico i video che faccio tramite cellulare quando sto fuori casa, non ho mai finito la navigazione, mai, non ci sono proprio riuscito, ci ho provato, ma nel mio uso non ce l'ho fatta. Allora, io brevemente adesso ti faccio vedere, non ti faccio vedere il dettaglio mio, eccetera, eccetera, del numero telefonico, però ti faccio vedere la schermata dell'applicazione che la Discali offre. Allora, questo non so se lo vedi bene perché la telecamera è vecchiotta. Allora, questo è il mio piano tariffario, vedi qua ti dà quanto è rimasto di dati, di SMS e cose varie. Questa è l'offerta, non so se la vedi, scusa, non so se la vedi bene. Leggi? Ok, allora, io adesso come puoi tranquillamente notare, scusa, eccomi, sono sotto rete OMTS, non sono in wifi, anche stando a casa. Allora, io faccio davanti a te uno speed test per farti vedere che è tutto, tutto, tutto nella norma. No, aspetta, scusa. Che non vorrei che poi magari c'è gente che dice ah no, perché fai vedere una cosa me la... Allora lo faccio davanti a te, considera che ancora sotto, vedi? Allora aspetta che devo prendere la ripeto, stiamo sotto rete UMTS, eh? Allora
dettaglio e dettaglio velocità. Scusa il riflesso, ma purtroppo non ho grandi mezzi. Ecco, questa è la velocità che noi abbiamo con un ping di 43, quindi. E questa è la velocità di Dunlop. Cioè, capisci da te che se io faccio un video prima, quando avevo l'altro gestore qui a casa, io dovevo disabilitare la wifi e caricarlo così, perché capisci da solo, no? Poi magari facendo con l'S5 i video in ultra HD, che sono molto molto pesanti, non ce la faceva proprio, non caricava. E quindi la mia esperienza è stata questa. Allora, sull'ambito delle chiamate, ripeto, io non faccio grandissime chiamate, non sto tantissimo al telefono, ma prediligo più il traffico dati, la cosa che serviva a me, il traffico dati. E le varie offerte che ho ricevuto degli altri gestori, sì, andavano benino, però purtroppo dovevi fare molta attenzione su cosa facevi effettivamente con il telefono. Non potevi assolutamente, stando fuori, guardare video su YouTube, perché finiva in un attimo e non te ne accorgevi, e dovevi aspettare il mese successivo per fare la ricarica, perché sennò ti costava talmente tanto che a quel punto conveniva più fare un abbonamento quasi flat sulla navigazione che altro. Sui minuti, ripeto, di chiamate io non li sfrutto, quindi 400 minuti, 500 sono anche troppi per me, 500 messaggi io personalmente li uso poco e niente. E niente, dico che l'impressione è che, a parte che essere positiva, ottima, eccetera eccetera, e la cosa, l'unico neo è che almeno con la mia banca, purtroppo usando molto non banking, non posso fare la ricarica tramite conto corrente, nel senso la mia banca mi offre la possibilità soltanto di 3 gestori 4 gestori, però risolvo con la carta di credito, quindi non c'è problema. Appena la faccio, subito arriva, attivo la promozione, sempre mandando un messaggio alla Discali, tempo di massimo 10 minuti, io mi ritrovo la promozione attiva sul cellulare. Ciò significa che non devo aspettare, a me almeno è così, non aspetto i 24-48 ore dalla richiesta di attivazione della promozione, ma bensì viene fornita in tempistiche rapide e ragionevoli, perché comunque sia, chi come me sfrutta lo smartphone anche fuori, fare una ricarica al volo e aspettare l'arco anche di 8 ore secondo me è una cosa negativa. E dicevo, l'unico neo, ma non dell'azienda Discali, ma della banca, che non permette la ricarica tramite home banking. Del resto, come ricezione, io questo l'ho provato anche con gli altri gestori, la Discali è uguale come gli altri gestori, ripeto, più blasonati e più pubblicizzati. A parer mio, dove vado io, in posti anche tra virgolette fuori di Roma, quindi con minor copertura, io con la Discali non ho mai avuto nessun tipo di problema, sempre a pieno campo, funziona tutto così come deve funzionare. Con un altro gestore con l'abbonamento, magari in quella determinata zona prendeva, non prendeva e c'era difficoltà. Invece con la Discali, almeno per quanto riguarda il territorio qui di Roma e della zona nord di Roma, la Discali prende tranquillamente. Quindi, cari amici, se avete visto l'altro video in cui parlo sempre della Discali come gestore telefonico di casa, io, a chi vuole e chi cerca un'offerta tra virgolette innovativa, faccio un pensiero a questa azienda. Ripeto, io non ho avuto nessun tipo di problema, il prezzo è quello che vi ho fatto vedere, sono 16 euro, perché io almeno l'ho pagata così e la continuo a pagare così. Prende dappertutto, 5 giga di navigazione, che vanno più che bene, a prezzo di 16 euro secondo me è difficile che la trovate. Poi fate Bobbis, io consiglio la mia esperienza, la regalo a voi sperando che possa essere utile, visto che tanti parlano, fanno tante recensioni, ma poi alla fine la morale, boh,
non capisci bene effettivamente che cosa ti sta dicendo o non ti sta dicendo. Io ripeto, faccio ulteriore tra virgolette pubblicità, perché questa è una cosa che parte da me, perché mi trovo bene, è giusto che tra virgolette, sempre tra virgolette, abbia la possibilità di non dico ringraziare, ma di esprimere il mio soddisfacimento tramite questi video qui. Niente, quindi se avete la possibilità e cercate un gestore che vi dà la navigazione così alta, i minuti e tanto altro, non pensateci su. Rivolgetevi al rivenditore della Tiscali e fate il contratto, come l'ho fatto io. Ripeto, io il costo della mia offerta è di 16 euro. Sto cercando, non guardo in camera perché semplicemente sto cercando il messaggio col quale, eccolo qui. Ti faccio leggere il mio messaggio dell'attivazione del costo. Vedi? 16 euro. 16 euro hai tutto quanto. E niente. Mi ritrovo qui a fare un'altra volta l'elogio a loro. Punto. Basta, stop. A casa la situazione è ancora quella che ti ho fatto vedere l'altra volta. La velocità di navigazione è sempre alta, non ho grandi problemi. Adesso passa l'ambulanza. E questo è l'altro test che faccio, eccolo qui, considerando che c'è, sto scaricando degli aggiornamenti sul computer, quindi diciamo un po' di lentezza, qui vedi bene che sto agganciato tramite wifi, la lentezza un po' la vedi, ma se consideri che 10 mega 80 90 sono fissi, non c'ho nulla che dire. Guarda, questo invece è l'allop, stiamo un mega e 40 addirittura, quindi la possibilità, come adesso vedrete, di pubblicare quest'altro video in modo veloce e rapido. Vedi, non nascondo niente, io Tiscali sia a casa che a cellulare. Fate Vobis se volete risparmiare e avere un servizio, non un servizio sulla carta come al ristorante, ma un servizio, fatelo. Poi ben venga che la società Tiscali veda questo filmato e magari vi faccio un unico pensiero, un bel adesivo qua dietro, così ogni volta che parlerò della velocità che costantemente sfrutto, faccio anche da sponsor gratuito, perché è una cosa che sento di fare quando le aziende offrono un servizio vero e quindi paghi per ciò che effettivamente consumi, sono ben lieto di fare la mia testimonianza. Grazie a tutti per la visione di questo breve ma penso diretto filmato, e alle prossime puntate, diciamo così. Ciao a tutti da Luca e ricordate, Tiscali, ciao.